Grazie per essere nuovamente sul canale, grazie per la visione di questo video, sono Bennett, oggi parliamo di Death Stranding e dei dati di vendita. Prima di cominciare vi invito a mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. In descrizione trovate il link alla pagina Facebook di Evo Games e al profilo personale di Instant Gaming, dove potrete comprare i vostri giochi preferiti a prezzi scontatissimi. Avrei voluto fare questo video mostrandovi dati precisi, ricchi di dettagli, ma purtroppo cercando in internet mi sono accorto che Sony non ha pubblicato i dati di vendita relativi alla versione PlayStation di Death Stranding. Ed è proprio per questo motivo che ho deciso comunque di fare questo video, perché questo significa che Sony ha qualcosa da nascondere, o semplicemente non va molto fiera dei dati raccolti finora. Perché se non fosse così, un colosso come Sony non avrebbe avuto problemi, anzi avrebbe proprio colto l'occasione per fare vedere quanto ce l'ha grosso. Soprattutto se il frutto di questo successo deriva dalla collaborazione con un altro personaggio che crede di avercela altrettanto grosso, ossia Kojima. Ad avvalorare questo flop commerciale ci sarebbe anche una sorta di Kojima mercato, dove Sony starebbe cercando di scaricare Kojima a Konami. In pratica sta facendo da intermediario tra i due, cercando di convincere Konami a riprendersi Kojima, il suo vecchio genio dei videogames. Un dato, anzi l'unico dato che è stato pubblicato, guarda caso, riguarda appunto le vendite in Italia, dove, indovinate un po', Death Stranding ha conquistato il primo posto sulle vendite. E sempre in Italia ricordiamoci che Death Stranding è stato elogiato ed acclamato dalle riviste specializzate, dalle quali appunto ha avuto e ricevuto il massimo dei voti. Ora, a me basta la politica scorretta che sta adottando Sony nel non voler pubblicare i dati di vendita di Death Stranding per farmi capire che è stato un flop commerciale. E in genere non vado mai alle dicerie che i presunti insiders fanno girare in rete. E sapete perché? Perché tutti oggi possiamo essere degli insiders. Chiunque può crearsi un profilo restando nell'anonimato e far credere quello che vuole. Ma per dovere di cronaca e per tenervi informati, ci sarebbero alcuni insiders che darebbero coerenza a quello che sta facendo Sony in questo momento. Perché alcuni di essi pare abbiano messo le mani sui dati di vendita di Death Stranding e parlerebbero di oltre 3 milioni di copie non ancora vendute della sola versione di PlayStation, dando così adito a quelli che dicono che Sony in questo momento vorrebbe liberarsi di Kojima. Di contro ci sarebbero voci di altri insiders che parlano invece di una nuova collaborazione tra Kojima e Sony per portare avanti il progetto Silent Hill, appunto con il nuovo Silent Hills. Ma come già detto prima, ve lo dico solo per dovere di cronaca, queste rimangono sempre voci di corridoio. Sono però convinto che Death Stranding non sia andato per come Sony aveva previsto, altrimenti non terrebbe nascosti i dati di vendita ma li renderebbe pubblici. E sono propenso a credere, o meglio tendo maggiormente, verso quelle voci che vedrebbero Kojima e Sony in un periodo di freddo. D'altronde, voi come vi sentireste in una situazione come quella di Sony, che ha voluto dare fiducia a una persona che si è presa più tempo e più soldi di quanto fosse previsto, che è partito con un progetto e l'ha cambiato in corso d'opera e ha alla fine non ha dato i risultati che si speravano. Bene ragazzi, ci vediamo tra i commenti, like, iscrizione e campanella. Da Bennett è tutto, un abbraccio.